Rieccoci nuovamente qui, solo per vendere le mie falci doppie possedute che abbiamo già potenziato una volta. Vediamo, ricompriamo, eccole qua, 25.000 di oro, riprenditeli. Tutte ste armi uniche, sarei quasi tentato di venderle a una certa, perché tanto non le useremo mai, però... per collezione le vorrei tenere. Le nostre nuove falci stanno già per ricevere il loro primo trattamento di potenziamento nuovamente. Allora, potenziamole. Questo, se gli diamo in pasto le vecchie falci, aumenta difesa, probabilità di critico e forza. Per adesso non lo farei. Per adesso continuerei a dargli in pasto altre armi. Quella la teniamo da parte un attimo. Ecco, fatto, attacco 128, difesa 96, probabilità critico 16, danno a colpo critico 25. Ok, facciamo danni colpo critico. Aumentiamolo il più possibile fin dall'inizio. Diamogli anche questa falce, diamogli anche questo talismano, ecco a te. Danni 134, difesa 101, danni da colpo critico 29%. Se riusciamo ad aumentare la probabilità di colpo critico, siamo a cavallo. Ecco, appunto, siamo a cavallo. Perché probabilità colpo critico, danni da colpo critico, forza e danno stesso. Se riusciamo già ad aumentare questa triade, non abbiamo più problemi. Solo che per adesso... beh, c'è un bel divario di 20 di attacco, comunque. Qua, beh, 30 effettivamente, però già il danno è molto maggiore. La difesa è 101, il che non è molto lontano da quello che c'era qua. Però la probabilità di colpo critico che qui mi interessa portargli. Abbiamo detto che se glielo diamo in pasto, gli diamo entriamo la difesa, la probabilità e la forza. Il che sarebbe sicuramente un ottimo bonus. Però aspetterei ancora, appunto, di arrivare almeno attacco inferiore, quindi il più basso, 150. Poi, una volta arrivato a quello, io gliela darei già in pasto. Perché il cap delle armi fino adesso è 100-118, per dire, eh. Non è che già qua abbiamo sforato. Però se possiamo attendere, attenderei ancora un attimo. E abbiamo anche un punto da utilizzare. Stavo pensando che i danni che loro fanno, in questo caso di fuoco, possono essere trasformati comunque in collera che noi riprendiamo. Quindi io un punto ai danni da fuoco dei mangiacadaveri glielo butterei sopra. Perché sono danni in più, semplicemente quello. Ogni mezzo secondo praticamente ci ricarica un po' di collera. Sicuramente è qualcosa. Il nostro obiettivo è da questa parte, quindi io tornerei qua e riprenderei il nostro viaggio esattamente da qui. Siamo già arrivati? Non siamo arrivati, però ora possiamo passare almeno al tuo sono servizio. Sono dalla polvere. Aspetta, quindi ho capito. Oh, ora ho capito come facciamo passare le aree che prima non potevamo passare. Di qua io posso passare ora? Possiamo passare, perfetto. Qua? Ok, immagino sia una barriera per lui per non poter passare, ovviamente. Abbiamo trovato un'altra pergamena. Beh, io sta pergamena non ho capito che cosa faccia, però la accetto più che volentieri ogni singola volta. C'è un forziere qui? C'è modo di salire? Sì che c'è modo, ovviamente c'è modo. C'è modo e modo per fare le cose. E questo è quello giusto. Ed eccoci arrivati alla cesta. Oggetto blu. Oggetto verde, vabbè, va bene. Non diciamo mai di no. Allora, io devo girare da questa parte. Invece di qua, dove si va? Si va nel labirinto dell'arbitro delle anime. Ah, interessante. Sembra un bel posto dove passare le vacanze. Questa sta tanto di zona tipo evocazione di qualcosa con questa roba qui. E c'era nascosto uno di quei cosi qua per Vulgrim? No, non è vero, è... sì, è per Vulgrim, ma è il libro dei morti. Pensavo che era il solito quadratino da dagli, invece no. Ecco qui la nostra prossima meta. Mi chiedo il prossimo guardiano che sbloccheremo che cosa ci darà. Cioè, nel senso, che utilizzo ha effettivamente. Oh, guarda, guarda, dei nemici. Dai, venite qua, per favore. Dio mio, che cattive... vieni qui, stardo. Azzardare. Guarda, mi hanno chiuso la porta solo per inseguirti.
Solo per ucciderti, ti giuro, mi sono fatto chiudere la porta. Solo per la soddisfazione. Ah, vuoi vedere che il prossimo guardiano è lui? Questo tizio qua con l'ascia gigante. Tomba del giudice. Ah, bel posto. Usa intermediario, cerchio di evocazione, ma va, chi l'avrebbe mai detto? Mettiamoci questo, evochiamolo. Al tuo servizio. Sono rinato dalla polvere. E alla polvere ritornerai. Vai, sì. E aprimi. Sa tanto di trappola sta cosa, però. Forse no. Allora. Guarda un po'. Tanto io lo so già come va a finire sta cosa. Lo so già che tutte ste pietre qua non le prenderemo mai. Questi sono... sono sempre da rompere, che nascondono sempre qualche arma. Bello! Finalmente un nuovo nemico. Allora, fermi tutti. Non mi va neanche di combattere da solo. Armi! Grazie! Vieni qui. No, hai preso il nemico sbagliato. Prendilo. No, non è mio, è mio. Altra arma? No, sto giro no, peccato. Allora, vediamo. Come usa desiderio. Quello. Ok. Tu vai là. Come desideri. Vediamo che cosa fa. Oh, ho capito, perfetto. Portiamo questo, lo mettiamo in mezzo fra i due. E in teoria dovrei arrivarci. Ecco, fatto. Perfetto, in realtà non serviva neanche che lui si mettesse qua come rampino. Serviva solo che ci facesse da contrappeso. Apriamo il forziere, arma verde. Arma blu, grazie. Ed è una falce, tra l'altro. Molto bella, molto bella. Con quell'occhio di Sauron messo lì. Ecco le falci blu. E consumiamo gli oggetti bianchi. Danno 141. Difesa 107. Probabilità colpo critico 20%. Forza 30. E ovviamente danni da colpo critico. Attacco 131, 151. Dai, ci stiamo avvicinando piano piano. Stiamo arrivando esattamente dove voglio arrivare. Mi sa che questi non bastano. Aspettiamo i prossimi oggetti. Forse già con questo potenziamento riusciamo a potenziarla del tutto. Allora, voglio vedere un attimo cosa succede se lui va qua. Come desideri. No dai, scusami, sei mezzo fantasma e non puoi fluttuare fino a qua. Devi davvero scenderti le scale, sul serio. Cioè scusa, fantasma, fluttua e deve passare per... Vabbè, non è servito assolutamente a nulla. Magari in realtà ci ha aperto la strada per quel forziere. Non so che cosa tu mi abbia aperto, però vai di qua per favore. Come desideri. Perché non riesco a capire che cosa tu mi apra? Fermo. Ho già capito tutto. Sono due. Vuol dire che abbiamo bisogno del secondo spettro. Grazie Cyberpunk di esserti installato. Ovviamente lui sparisce perché siamo passati davanti a quelle robe lì. Qua c'è sicuro un'arena che adesso dobbiamo combattere. Il giudice di già? Ah, ma è uguale, dai. Ma è uguale a quello di prima. Ma mi aspettavo di essere almeno una roba unica. Non ma che tristezza. Per quelli come te, cavaliere. Ascolto gli appelli dei morti, non dei dannati. E gli appelli del tuo signore? Lo servo anche adesso, anche se ricompenserebbe i miei sforzi con un eterno tormento. Hai abbandonato il trono eterno. Anche qui ci sono bella questa foto. In attesa di essere giudicate e inviate nella città dei morti. Ho sentito tre di questi spiriti che vagano. No, ti prego, dai, devo uccidere i tre spiriti. Trovali e riportali da me. Quando li avrò mondati del loro passato, sentirò che cosa turba il Signore delle Ossa. Non possiamo combattere, tu ti fai sconfiggere e io ti porto via. Per favore, la rendiamo più semplice. Parla con il giudice e trova la prima anima. Non possiamo fare a botte, per favore.
rendi tutto inutilmente più complesso. Poi magari non devo neanche combattere, mi dirà. Va bene, ti seguirò. Nemici? Ovviamente. Tu sei la prima anima? No, sei un nuovo nemico. E hai un vaso. Ok. Vuoi giocare a questo gioco? Vuoi che anche io... evochi i miei? Stronzo? Donna mia, ti spacco! Ti sfondo, hai capito? Brutto scemo! Tu il tuo vaso! Un'arma verde? Non è un'arma, però l'accetto comunque. Credono di fregarmi con dei vasi. Guarda, a sto punto spero che le anime che dobbiamo riportargli a sto tizio almeno si ribellino un po'. Spero che vogliano fare almeno a botte. Almeno ci divertiamo. Al tuo servizio, servizio. Ovviamente. Ok, tu devi andare là. Qua c'è qualche oggetto che io posso prendere? Ovviamente no. Quindi vai. Sì. Quale si aprirà, la destra o la sinistra? Grazie di essere andato di là. Che poi non capisco, sei un fantasma, ma scusami. Boh, vabbè. Ma fluttua, vai dall'altra parte. Forse si apre il ponte. Ecco fatto, andiamoci a prendere questo oggetto, ovviamente. Ok, quello è un oggetto nuovo. C'è la corruzione, quindi molto probabilmente lui aprirà il ponte, però non si alzerà da quella parte. Io devo aggrapparmi. Quanto ci fai? Oh, ma guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto? Non ci avrei mai giurato, davvero. Prendiamo il caccolo. Ecco qua. Beccati questo. Puff. Tac, 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 tac. Perfetto. Quella è mia. Vediamo, dove la devo appoggiare? Ah, la statua. Non avevo fatto neanche caso che era... che era questa qua. Ah, ma... ecco perché mi sembrava strano il cristallo. È il solito cristallo che si usa con sta... con sta cosa qua. Ah. E chi ci ha fatto caso? No, dicevo, e chi ci ha fatto caso? Prendiamo il primo forziere. Grazie. Secondo me è la mappa. Niente più, niente meno. Allora, ormai quando trovi un forziere in una zona nascosta, già lo capisci che cos'è una certa. Vai là, per favore. Io intanto giro questo. Ecco fatto. Un bel lavoro di squadra. Tac, 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 tac. Grazie. Qui, altra zona dove combattiamo. No, non è vero, ci sono delle scale. E c'è dell'acqua. È da un po' che non vedevamo l'acqua. E mi sembra che in questo titolo dentro l'acqua non ci sia quasi mai nulla. Reliquie di Kagakot. Grazie. Vediamo, qua ci si può arrampicare e qua si può salire le scale più o meno. In teoria, se mi lancio lì dovrei poi lanciarmi lì per prendere la cesta. Lanciamoci di là. Ecco fatto. Oh, calma, calma. Vai da questa parte. No. Forse devo fare il giro dall'altra parte. Non sono sicuro di sapere dove mi devo lanciare. Ah, la prima anima. Ehi, raccogliamola. Ah, no, ti prego. Ovviamente a fare un nemico. E quando mai? Tra poco ce l'avrai la collera. Non ti preoccupare. Mamma mia. Ecco fatto. Prima anima recuperata. E mi devo lanciare di sotto. E questa è la zona giusta. Non sono sicuro che questo fosse il modo appropriato, ma ehi, ce l'abbiamo fatta. Soldi. Niente più, niente meno. Rieccomi. Eccoti la prima anima che mi hai chiesto.
Tieni. Il giudizio si avvicina. Certo. No, ti prego, non mi giudicare. Umani, sempre così spaventati. Guarda la tua vita come l'hai veramente vissuta. Ok. E che è successo? Niente. Vabbè. Grazie di averci mostrato la sua vita. Andiamo a prendere il secondo. Fa vedere gli stendardi? Ah no, sono tutti e tre uguali. Però mi sa tanto che quello è ancora normale. Quello sarà tipo un boss. Sono abbastanza sicuro.